Senza pratica, la teoria è inutile. Senza teoria, la pratica è pericolosa. Teoria e pratica sono due facce della stessa medaglia e quando si impara qualcosa sono due momenti distinti dell'apprendimento, entrambi insostituibili. Il problema è che si tende a mettere in pratica ciò che si è imparato soltanto alla fine del processo di apprendimento e addirittura quando si parla di studenti si fanno coincidere il momento della pratica con il momento della valutazione, quindi la verifica, l'esame, l'interrogazione. Ma questo non ha nessun senso. Come potete sperare di vincere una partita di calcio se avete soltanto imparato tutti gli schemi e mai giocato in vita vostra? 5 consigli per gestire al meglio la pratica quando si impara qualcosa. Mettete in pratica ad ogni step del vostro percorso, non soltanto alla fine. Non aspettate la fine del capitolo, ma piuttosto ad ogni paragrafo, ad ogni nuova informazione, rispondete a test, domande, quiz, esercizi. 2. Inserite nella vostra pratica la variabile del tempo. Quando verrete testati, quando ci sarà l'esame, la verifica, qualsiasi cosa sia che vi dovrà valutare, il tempo sarà un fattore fondamentale. Non potrete pensare all'infinito, sia per quanto riguarda gli esami scritti, sia per quelli orali. Quindi, perché non cominciare ad allenarsi fin da subito? Settatevi un tempo massimo per eseguire un singolo esercizio, calcolato su quello che vi aspettate che sarà il vostro test, quello reale. 3. Simulate. Adattate il vostro modello di pratica a quello che sarà l'esercizio o comunque il compito che vi sarà richiesto nella valutazione. Se dovrete prepararvi per domande orali, sarà inutile scrivere temi su fogli protocollo. E allo stesso modo, se quello che dovrete fare è rispondere per iscritto, ripassare davanti allo specchio non sarà sufficiente. 4. Variate. È giusto simulare il proprio test, come ho detto 10 secondi fa, ma è anche giusto provare a variare, prenderlo da angoli diversi e da prospettive differenti. Cercate sempre di mettervi in difficoltà. La fase pratica non deve mai essere un'abitudine ripetitiva, ma sempre una sfida da superare. 5. Usate la pratica anche mentre ripassate. Non c'è modo migliore, ce lo dice l'effetto testing su cui ho già fatto dei video, di ripassare che non mettendo in pratica, svolgendo esercizi, quiz, test di qualunque tipo. E buona pratica!